Comunico il risultato della votazione, sesto scrutinio. Presenti e votanti 997. Maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea 504. Hanno ottenuto voti. Napolitano 738. Con 738 voti è stato rieletto Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano ed è una rielezione storica. Mai nessun Presidente della Repubblica Italiana è stato rieletto, quindi di fatto entra nella storia anche con questo dato Giorgio Napolitano. Applauso lunghissimo. Rodotà 217. Applausi per Rodotà, veramente dal Movimento 5 Stelle che fino all'ultimo ha sperato in una convergenza che poi non c'è stata. In questi minuti Grillo sta organizzando tutti in piazza, tutti a Roma. Procedere con i risultati, grazie. De Caprio 8, D'Alema 4, Prodi 2, voti dispersi 6, schede bianche 10, schede nulle 12. Proclamo eletto Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ed ecco la proclamazione alle 18.45 del 20 aprile 2013 per mnews.it Luigi Palamara, Laura Boldrini e Piero Grasso, e questo è l'aula del Parlamento con i grandi elettori, senatori, deputati e rappresentanti di tutte le regioni italiane. 1.007 gli elettori, 738 i voti a Giorgio Napolitano, rieletto Presidente della Repubblica. Al sesto tentativo dunque Giorgio Napolitano, dopo aver più volte dichiarato di essersi ritirato in maniera definitiva, oggi sotto il pressing di tutti i partiti, la marcia indietro è la ovvia e scontata rielezione. Aspettiamo che finisca la procedura. Laura Boldrini, che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. Insieme con il Presidente del Senato mi recherò immediatamente dal Presidente della Repubblica eletto per comunicargli l'esito della votazione e il processo verbale che ne fa fede. Avverto che il Parlamento in seduta comune sarà successivamente convocato con il seguente ordine del giorno. Giuramento e messaggio del Presidente della Repubblica. Invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale di questa seduta. Processo verbale della seduta comune del 18 aprile 2013 con la partecipazione dei delegati regionali. Presidenza del Presidente della Camera Boldrini, dei Vicepresidenti della Camera Giacchetti, Luigi Di Maio e Sereni. La seduta comincia alle ore 10.05. Il Presidente comunica di aver riconosciuto valide le elezioni dei delegati effettuate dalle Regioni in sensi dell'articolo 83 della Costituzione. Si passa all'elezione del Presidente della Repubblica, che avrà luogo a scrutinio segreto per schede. Il Presidente ricorda che nel primo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea e indice la votazione. Chiusa la votazione, procede personalmente allo spoglio delle schede e comunica il risultato.
risultato della votazione, poiché non è stata da alcuno conseguita la maggioranza prescritta, il Presidente avverte che si dovrà procedere ad ulteriore votazione che avrà luogo alle 15.30. Dopo la sospensione della seduta delle 14.15 alle 15.40, il Presidente ricorda che anche nel secondo scrutinio è necessaria la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea e indice la votazione. Chiusa la votazione, procede personalmente allo spoglio delle schede e comunica il risultato della votazione. Poiché non è stata da alcuno conseguita la maggioranza prescritta, il Presidente avverte che si dovrà procedere ad un'ulteriore votazione. Allora, questa veramente stiamo rievocando.